Ciao a tutti gli amici di eximarvel.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la Ozone Strike Battle, l'ultima tastiera da gaming di tipo meccanico prodotta dalla Ozone. Partendo dalla confezione troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, un bollino che ci ricorda il layout di digitazione della tastiera, che in questo caso è americano, un ulteriore bollino che ci ricorda l'adozione di switch meccanici CRMX, alcune caratteristiche tecniche della tastiera che ritroviamo anche nel retro della confezione stessa, tutto intorno ad un'ulteriore immagine illustrativa. Inoltre, nel lato sinistro della confezione troviamo una specie di tabella che ci ricorda quali switch sono impiegati nella Strike Battle, ovvero sono disponibili più modelli della Strike con diversi switch meccanici. In questo caso noi abbiamo ricevuto la Strike Battle con i CRMX Red, quindi di tipo lineare, che si prestano maggiormente a un utilizzo in gaming intensivo, ma sono disponibili anche i CRMX Blue, i Brown e i classici Black. Procediamo dunque ad estrarre la tastiera del relativo bundle. Troviamo dunque un adesivo della Ozone, un manuale utente e la tastiera stessa. Come possiamo vedere, la tastiera è in formato ridotto, priva del tastierino numerico, quindi è una tankless. La tastiera è rivestita di un plate in alluminio satinato in colorazione rossa, che stacca molto bene con la colorazione nera dei tasti, che sono realizzati in hubs e i caratteri sono incisi al laser. La Ozone Strike Battle, non essendo dotata ovviamente di tastino numerico, porta le funzionalità sui tasti F1 e F11, che sono attivabili tramite il tasto con il simbolo della Ozone. Quindi dovremmo prendere questo più il tasto che ci interessa. Abbiamo la possibilità di cambiare il pulling rate della tastiera tramite il tasto funzione più F3 o F4, oppure cambiare l'intensità della retroilluminazione rossa della tastiera tramite il tasto sempre funzione più print screen o il scroll lock. Abbiamo inoltre la possibilità di eseguire delle macro e ricordarle in 5 profili per un totale di 30 macro, attivabili sempre il tasto funzione con il logo della Ozone e premendo i tasti posti sopra le freccette. Nel retro della tastiera troviamo un layout molto semplice, realizzato in semplice plastica. Sono presenti i classici piedini con un rivestimento in gomma che ci permetteranno di rialzare la tastiera e ad agevolare la digitazione o il gaming a seconda delle persone. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, il connettore non è placcato in oro. Inoltre, come vi avevamo detto, la Strike Battle ricevuta in redazione è dotata di CRMX Red, che adesso vi mostriamo. Come possiamo vedere, sopra i switch meccanici è presente il LED che si illuminerà di rosso e, come abbiamo già detto, la tastiera è dotata di una retroilluminazione completa di colore rosso. Con questo è tutto, vi rimandiamo alla nostra recensione scritta che troverete sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto da tutto lo staff.